commenti più gettonati di questi ultimi giorni è il record italiano di Filippo Tortu, che ha appunto corso in 9 secondi e 99, quindi sceso sotto i 10 secondi, un'impresa assolutamente storica, e appunto abbattendo il record di Pietro Mennea di 10 secondi e 01. Una cosa che si sente, che sento spesso dire su Filippo, è che sia il terzo uomo bianco della storia a scendere sotto i 10 secondi. Ecco, io questa distinzione tra uomini bianchi, neri, gialli e rossi assolutamente non riesco a capirla, anche perché siamo tutti Homo sapiens in questo pianeta, e chi sa un minimo di biologia sa che esiste una sola razza su questo pianeta, esiste l'Homo sapiens, e queste distinzioni di razze sono assolutamente cose obsolete, che potevano andare bene 100-200 anni fa, quando ancora a livello di biologia eravamo ancora abbastanza un po' ignoranti. Comunque adesso sappiamo che nel mondo esiste una sola razza, una sola specie, che è quella dell'Homo sapiens, quindi questa distinzione tra bianchi e neri, gialli e rossi è assolutamente obsoleta. È un po' come dire che Filippo sia il quinto uomo con gli occhi marroni che scende sotto i secondi, oppure l'ottavo con i capelli corti. Il colore della pelle per correre veloci non serve assolutamente a niente, quindi dire che il colore della pelle possa influire sulla velocità di una persona è dire assolutamente una fesseria. Naturalmente la genetica è assolutamente importantissima e fondamentale, quindi bisogna vedere quali sono le qualità ed il talento appunto di un atleta, bisogna vedere magari come sono le caviglie, come sono le ginocchia, come la lunghezza delle gambe, degli arti, la forza del bacino, quante fibre bianche ha nei muscoli. Queste sono sicuramente le cose importanti. Comunque nella storia sappiamo che ci sono tantissimi uomini con la pelle bianca che hanno corso record del mondo, in Italia soprattutto, voglio dire, in Italia abbiamo avuto gente come Pavoni, come Livio Berruti, detentore del record del mondo per ben 2 volte nel giro, che ha migliorato nel giro di un'ora con 20:65. E corre poi in 20:62 nel 1960. Abbiamo avuto Pietro Mennea, che con il suo 19:72 è ancora lui a detenere il record europeo. Quindi voglio dire, in Europa ci sono anche tanti sprinter di colore che ancora non sono riusciti a battere il grande Pietro Mennea. Teniamo conto che Pietro Mennea ha corso 10 secondi e 01 nel 1979, quando il record del mondo era ancora di 9 secondi e 95, il record del 1968 di Jim Hines. Il dominio che abbiamo avuto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, il dominio diciamo della gente di colore nello sprint, non solo lo sprint, comunque anche nel mezzofondo veloce, è dovuto soprattutto a tanti altri fattori. Innanzitutto, se vai in posti come la Giamaica, dove parliamo la parte dello sprint, ma come vai anche in America, ma soprattutto in Giamaica, ogni 100 bambini 80 vanno a correre, quindi è chiaro che la differenza tra la Giamaica e un paese come può essere l'Italia, comunque anche la Germania, dove se forse siamo fortunati fa atletica un bambino ogni 1000, capite che c'è una a livello statistico di tirar fuori campioni c'è un divario grandissimo. Se poi ci mettiamo che ormai in Europa, comunque anche in Italia, ma soprattutto io vivo qua in Germania, vedo delle cose allucinanti, i bambini obesi a 4, 5, 6, 7, 8, 10 anni, bambini che non si muovono, bambini che rimangono fermi, bambini che sono incapaci di fare una capriola, ed è chiaro che tirar fuori un campione da una base così è veramente molto difficile. È molto più facile in Giamaica, dove i bambini vivono all'aperta, corrono tutto il giorno, vanno sugli alberi, si arrampicano, fanno ginnastica, vanno a nuotare e sono sempre fuori. Chiaramente anche in Kenya è chiaro che è più facile tirare fuori un campione in Kenya, dove tutti i bambini corrono sin da piccoli, dove tutti i bambini mangiano diciamo anche poco e se vogliamo più sani sicuramente dei bambini che ci sono in Europa. Là di problemi di sovrappeso i bambini non ne hanno, non esiste il diabete, non esiste il McDonald's, non esistono le merendine, non esistono tutte le schifezze e cagate impacchettate che trovi al supermercato con i bambini, con scritto magari senza olio di palma, con aggiunta di vitamina B12, che cosa me ne frega a me se non c'è l'olio di palma o non c'è se c'è la B12, quando sono merendine piene di zucchero, piene di glutamato e piene di cagate chimiche che fanno assolutamente male alla salute. Quindi queste sono le cose importanti, per questo in quei paesi ci sono molti più campioni che da noi. E Filippo Tortu è uno degli esempi
più lampanti che quando un bambino inizia da piccolino, seguito bene, seguito da un allenatore che ne sa e evita chiaramente, penso proprio che eviti di mangiare quelle cagate lì, è chiaro che a 20 anni poi poter correre in 9 secondi e 99 come poi sono riusciti in pochissimi nel mondo a correre questi tempi sotto i 20 anni e c'è riuscito tra l'altro Usain Bolt, quindi qui il paragone nel mondo, Torto viene paragonato come il nuovo Bolt. Staremo a vedere, io me lo auguro veramente che riesca a fare ancora grossi risultati, ancora di più di quello che sta riuscendo a fare, e sicuramente è giovane, quindi di tempo ne ha, e so che è seguito molto bene da suo allenatore papà Salvino, quindi sono sicuro che nei prossimi anni ne vedremo delle belle, e spero di evitare di sentire ancora questi paragoni tra uomini bianchi, uomini neri, uomini gialli, uomini rossi. Siamo tutti homo sapiens e tutti possiamo andare a cannone. Ciao!